buonasera a tutti. Sono molto emozionata per la presenza di tutti voi e sono ancora più emozionata per questo primo passo e per questo primo traguardo che mi sono trovata a fare. Intanto, e con il permesso della persona interessata, vorrei leggere un bigliettino. Posso? Posso leggere un bigliettino? All'unico candidato sindaco donna, con tanti auguri di buona campagna elettorale e che sia l'insegna della serenità, Mario Tomaino. Volevo leggerne un altro, è un messaggio. Ti invio il mio più sincero augurio di buon lavoro per la presentazione della tua lista di oggi, Giuseppe Musolino. Grazie di cuore, ed è questo lo spirito con cui noi vogliamo iniziare la campagna elettorale, non con uno scontro tra candidati, ma all'insegna proprio dell'onestà e della serenità. Intanto vi dico il motivo della mia candidatura. La mia candidatura è nata nel corso dei miei due mandati elettorali che ho fatto all'opposizione. Una candidatura che è stata in questi anni di minoranza, ho avuto modo di capire e di acquisire quella forza e quel coraggio che mi ha permesso oggi di poter decidere di intraprendere questo percorso. Un percorso pieno di responsabilità nei confronti di tutta la comunità, un percorso che di responsabilità anche nei confronti dell'intero territorio, vista e considerata l'incerta situazione economica e finanziaria in cui versa Rente. Oggi ancora più di prima mi sento proprio carica nel voler affrontare questo percorso, mi sento circondata da persone molto serie che sono quelle che costituiscono la mia squadra e sono quelle che costituiscono la mia forza anche. Io durante il mio percorso politico lo conoscete tutti, perché mi sono candidata per la prima volta nel 2006 nella lista di Luciano Molinaro, una lista che poi non è riuscita a vincere. Io comunque ho ottenuto un risultato anche decente, ma non sono entrata in consiglio comunale. Sono poi entrata in consiglio comunale nel 2011, quando mi sono candidata nella lista di Eugenio Adamo, e insieme a lui sono riuscita ad entrare per la prima volta in consiglio comunale, dopo ho fatto una bella esperienza. Nel 2016 poi mi sono candidata la terza volta con Mario Perri, e pur essendo in una lista perdente, in quel caso sono stata la prima degli eletti. Questo è stato segno per me di grande fiducia da parte di tutti i concittadini, una fiducia che sento soprattutto oggi e che avverto in maniera molto forte e che spero venga trasmessa a tutti i candidati della mia lista. Sono molto emozionata perché adesso presenterò tutti loro e con loro mi accomuna un obiettivo molto importante, un obiettivo nobile, che è quello proprio di rilanciare il nostro territorio, un obiettivo che è espresso bene da quello che è il nome che abbiamo dato alla lista e che abbiamo deciso insieme, un obiettivo che viene descritto bene anche da quello che è il contrassegno della lista, un contrassegno molto semplice dove si vede un sole che sorge da dietro le montagne, proprio il segno di rinascita di quello che vorremmo noi per Decollatura, e che spero riusciremo a fare nel momento in cui ci troviamo lì ad amministrare. Il sole simboleggia la luce che noi vogliamo dare a Decollatura, la luce che vogliamo dare a un territorio che per anni è stato penalizzato dall'ombra di politiche che lo hanno politiche che hanno relegato ai margini quelle che erano le priorità del territorio, le esigenze della gente. E passo subito alla presentazione dei miei candidati. Candidati che oggi si presentano all'opinione pubblica con un elevato profilo di coerenza e con estrema umiltà. I candidati che vengono da famiglie umili,
candidati che sono tra il popolo e che dal popolo attingono a quello che riguarda le proposte e le idee che vogliono mettere in atto per quanto riguarda lo sviluppo di Decollatura. Questi miei candidati hanno diversa estrazione politica, ci tenevo a sottolinearlo perché sono fermamente convinta che... Salve, tutti, buonasera, ci sono delle consegne, se mi serve. Allora, signora Teresa Mazza, l'ordinario, l'altra è per la Monica. Monica, no, non c'è, allora te la consigliamo al marito magari. Sì. Marcella qua, perfetto. C'è Irene qua, e l'altra è la signora Angela. Grazie. Prego, grazie a tutti per la trasmissione, buona fortuna. Grazie. In bocca al lupo il comitato sostenitore. Grazie. Ci tenevo a dire che i miei candidati sono di diversa estrazione politica. Perché sono fermamente convinta che in un paese come Decollatura, che è di circa 3.500 abitanti, fare una distinzione tra destra e sinistra in questo contesto, in questa situazione di incertezza e finanziaria, secondo me non ha senso. E non ha senso neanche perché noi i problemi ce li abbiamo, i problemi sono di tutti e non la risoluzione degli stessi nel contesto in cui ci troviamo non dipende né dalla destra né dalla sinistra, dipende soltanto da una questione di buon senso ed è quello che tutti noi abbiamo e quello che vogliamo mettere in atto per andare avanti e per annullare quel vuoto nella capacità di rappresentanza dei problemi della gente che abbiamo visto in tutti questi altri anni. Oltre ad avere diversa fede politica, nella mia lista sono rappresentate tutte le età, sono rappresentate le varie professioni. E proprio per questo, secondo me, riusciremo ancora di più a creare un progetto costruttivo per Decollatura. I candidati sono Cerra Luciano, Cerra Romano Albino, De Grazia Mauro, Maletta Antonio, Marchio Francesco, Mazza Teresa, Nero Annunziato, Pane Gianluca, Giuliano Irene, Carlo Marcella, Serra Sergio, Tallarico Monica, Monica per motivi di lavoro è assente, rientra giorno 25, mi ha mandato le mail che vorrei leggervi. Forse vi chiederete come mai ho deciso di candidarmi con Angela. Non posso negare che ho avuto esitazioni e titubanze, ma dopo qualche incontro non ho avuto più dubbi. Mi sono sentita parte di un gruppo in cui ognuno di noi si sente interpellato e coinvolto. Abbiamo tutti un unico obiettivo, interessarsi con la dovuta attenzione e cura al nostro territorio, bene comune per le persone che lo abitano e le cose che lo costituiscono. Essendo stata fuori per 2 anni e vedendo come funziona in altri territori, guardando il mio paese, ho constatato che anche Decollatura ha tanto da offrire alle famiglie, ai nostri figli, ai giovani. Penso sia importante in questo momento impegnarsi per cambiare lo stato attuale delle cose. Credo fermamente nella possibilità di poter rilanciare la vivibilità del nostro paese. Questo progetto e l'entusiasmo che ci anima ci aiuterà a far rinascere Decollatura.
L'obiettivo che ci accomuna come lista, non è, allora intanto c'è da dire che non è stato facile costituire una lista, perché ci sono tante difficoltà e di loro, dei miei candidati, apprezzo soprattutto il coraggio. Il coraggio che io ho sempre avuto nell'arco degli anni, che ho acquisito, che ho preso un pochino anche da tutti i miei candidati sindaci, a partire da Luciano, da Eugenio, a Mario Perri, da cui ho cercato di capire quello che loro avevano di meglio da offrirmi e cercare di capire, ho capito da loro proprio quella che è la forza che oggi ho per andare avanti, insieme comunque a tanti altri fattori. Dei miei candidati ammiro il coraggio, perché anche loro, insieme a me, si sono presi la responsabilità di poter portare avanti un progetto importante. Un progetto politico che per noi non si basa su quelle che sono le vicerie da bar, su quelli che sono gli scontri personali, su quelle che sono l'arrivismo oppure l'arrivo al potere. Il nostro programma si basa su un cambiamento serio, un cambiamento profondo, che non deve essere una semplice parola che viene utilizzata come sponsor nella campagna elettorale. Il nostro è un percorso, un cambiamento che vuole andare al di là, che vuole contribuire veramente, è un cambiamento che deve contribuire veramente a far crescere il nostro territorio, perché abbiamo differenti potenzialità, abbiamo diversi punti di forza su cui possiamo attenerci. Io, per quanto riguarda la mia candidatura, non è una, così come ho dichiarato a mezzo stampa, non è né un atto di presunzione e né un atto di arrivismo, perché come ho detto prima è maturata nel corso degli anni in cui sono stata in opposizione, in cui ho avuto modo di riflettere, in cui sono stata a contatto con quelli che erano alcune problematiche del territorio. E sono sempre stata tra la gente, così come sono stati i miei candidati, non semplicemente in campagna elettorale. Proprio per questo riusciamo a capire quali sono alcune difficoltà, riusciamo a capire quali sono i problemi del territorio e riusciamo a studiare insieme un modo per poterne uscire. Perché per quello che riguarda il programma, il nostro è un programma che già diciamo non prende responsabilmente, si basa responsabilmente e si attiene a quelle che sono delle difficoltà economiche e finanziarie che riguardano il comune. In più tiene conto anche del fatto che circa due mesi fa, per uno squilibrio del bilancio che si è accumulato nell'arco degli anni, che io comunque nell'arco degli anni di opposizione ho sempre cercato di sottolineare in consiglio comunale, sempre comunque attenendomi a quella che era la relazione del revisore. Stavo dicendo che circa due mesi fa il commissario prefettizio ha deciso di avviare per una serie di motivi la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Questa da un lato serve per scongiurare quello che è il dissesto finanziario per l'ente, ma dall'altro va in parte a bloccare quella che è l'operatività amministrativa dello stesso. Ecco perché ci tenevo a sottolineare questo, perché i programmi nostri, quelli che noi abbiamo proposto agli elettori, il mio così come quello degli altri, sono dei programmi che secondo me, fino a quando non entriamo all'interno del comune per cercare di capire qual è la reale situazione delle carte, potrebbero non essere realizzati per come vorremmo. Il nostro, quello che abbiamo fatto, è un programma molto semplice, che si basa soprattutto su quelli che sono i problemi emergenti del territorio. Un programma che parte prima di tutto dalla viabilità, che tiene conto di quella che è la viabilità della gestione dei rifiuti e dell'emergenza idrica. Parliamo di viabilità perché sappiamo benissimo che ci sono zone del nostro territorio in cui il manto stradale è quasi completamente dissestato. E anche se comunque siamo in una situazione di predissesto, sappiamo anche che esiste un certo immobilismo. Quindi l'unico modo per poter muovere qualcosa e uscire da questo immobilismo è quello di attingere ai finanziamenti pubblici. Perché, e nonostante tutto, io ricordo nel 2016 una legge regionale, la numero 24 se non erro, era una legge che poteva finanziare la manutenzione, che poteva
forniva un finanziamento che poteva essere investito su quello che riguarda la manutenzione del manto stradale. Ora, in quell'occasione il finanziamento era sulla rata del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Dal momento che noi avevamo sforato la capacità di indebitamento del Comune, non abbiamo potuto accedere a quel finanziamento. Quindi ora quello che noi vogliamo fare come gruppo, come squadra, è quello di individuare una persona che abbiamo già individuato tra di noi, tra i nostri candidati, una persona che si occupa del monitoraggio dei bandi e si occupa anche di realizzare dei progetti, delle forme progettuali che ci possono permettere di partecipare ai vari bandi. Bandi che comunque ci consentono non solo la manutenzione del manto stradale, ma ci permettono di accedere anche ad altre possibilità. E per esempio noi puntiamo soprattutto sul fatto sulla riqualificazione dell'illuminazione pubblica, perché ricordiamo che ci sono posti qui a Decollatura dove in zone abitate mancano i pali della luce e in zone invece non abitate c'è l'illuminazione che funziona. E puntiamo sempre, noi come programma abbiamo focalizzato la nostra attenzione su quello che riguarda la gestione dei rifiuti, perché riteniamo prioritaria una gestione oculata dei rifiuti. Notiamo in questo periodo, soprattutto in questo periodo, delle difficoltà con la differenziata porta a porta. Da una parte perché manca la valorizzazione delle risorse umane o comunque quelle disponibili non hanno la possibilità, sia per motivi di orari sia per altro, di poter coprire tutto il territorio di Decollatura. Quindi Decollatura sembra quasi scissa e magari privilegiato San Bernardo e Casenove piuttosto che Adami e Cerrisi. Noi non vogliamo questo. Abbiamo quindi, oltre alla valorizzazione delle risorse umane, vorremmo dall'altra parte invece attuare quello che è il compostaggio domestico, della frazione organica che riguarda i rifiuti, per due motivi fondamentali. Da una parte per ridurre le spese di smaltimento degli stessi, dall'altro invece per ridurre proprio la produzione dei rifiuti. Oltre anche ad aver pensato, discutendo tra di noi, l'idea partita da qualcuno di noi, di creare delle aree di raccolta sul territorio per la raccolta differenziata, quindi stabilire delle zone dove ogni cittadino può andare a depositare i propri rifiuti e quindi nel momento in cui gli ex LSU e LPU passano, invece di effettuare una raccolta porta a porta, si concentrano invece su quella zona dove sono localizzati tutti i rifiuti. Queste sono delle cose che noi abbiamo pensato e che ci auguriamo di poter realizzare. Un altro problema fondamentale a Decollatura è quello dell'emergenza idrica. Un problema che, come dicevo prima nell'intervista, è una cosa inconcepibile per un paese come Decollatura. Inconcepibile per diversi motivi. Inconcepibile perché il territorio, per le caratteristiche delle calde acquifere, ci permette di essere autosufficienti in quanto ad approvvigionamento idrico. Abbiamo in programma, soprattutto nel nostro progetto politico, quello di dare continuità alle procedure che sono state già avviate e ai progetti che sono stati già avviati dalla precedente amministrazione, dei progetti che sono stati avviati sempre attraverso dei bandi, attingendo comunque a dei finanziamenti pubblici, che poi siano essi di regionali, provinciali o comunque comunitari, sono comunque dei progetti a cui l'amministrazione ha partecipato. E tra questi ricordiamo che daremo continuità a quelli che sono già previsti come intervento di miglioramento sismico dell'edificio ex comune, la ristrutturazione e messa a norma del palazzetto dello sport, l'installazione della scala antincendio presso la scuola secondaria Michele Pane,
e il completamento del collettore fognario di Adami e il conseguente adeguamento dell'impianto di depurazione. Sono state poi formalizzate delle richieste di finanziamenti e noi daremo priorità anche a questo, daremo una particolare attenzione anche a queste. E mi riferisco in particolare all'adeguamento sismico dell'attuale comune, alla messa a norma antisismica della scuola media Michele Pane, al progetto di ristrutturazione dell'edificio ex foro Boario, all'ammodernamento e adeguamento del campo sportivo in via Sorbello. Ora, per quanto riguarda gli interventi più specifici, lascio la parola ai miei candidati. Grazie Gianluca. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti in questa nostra presentazione. Io pure l'ho vista tenace, coerente e tranquilla, quindi facciamogli un applauso, se lo merita. La conosco dal 2006, da quando insieme in una prima esperienza politica abbiamo avuto la possibilità di scambiarci le nostre opinioni e i nostri punti di vista. Sono sicuro che ha maturato l'esperienza che le serve per poter amministrare questo comune e per poter portare alla rinascita la nostra comunità. Io, per chi non mi conosce, sono un ingegnere gestionale, lavoro per una multinazionale di 16.000 dipendenti, quindi so cosa sono le strutture complesse, sappiamo lavorare sotto stress, sappiamo rispondere a tutto quanto con un sorriso, perché non serve urlare per dimostrare le cose. Sono qui semplicemente per l'obbligo morale di restituire un po' di dignità al nostro paese. Non è possibile andare alla villa comunale e trovare oggi l'erba alta più di noi. Non è possibile vedere i miei amici che devono portare sabato, domenica e lunedì i propri figli alla mezza in un parco giochi semplicemente per fargli fare un giro su uno scivolo o su una dondola. Questo deve essere per noi motivo di orgoglio, di reazione e di rinascita assoluta. Dobbiamo dare la possibilità alle generazioni future, così come è stato concesso a noi, dai nostri padri, dalle persone che prima di noi hanno amministrato, di poter andare al palazzetto e giocare a pallavolo, a basket o a quello che vogliono, di poter usufruire del foro Boario in qualsiasi forma che diventerà il foro Boario, di poter usare tutte le strutture pubbliche in modo decente. Noi vogliamo fare solo questo, non dobbiamo costruire la Torre Eiffel a decollatura, dobbiamo semplicemente far rinascere quello che prima di noi le persone che ci hanno preceduto hanno costruito. Dobbiamo restituire dignità a questo paese, perché lo meritiamo prima noi e poi tutte le persone che insieme a me ci abitano e hanno scelto di abitarci. Questo. Grazie. Questa è la mia missione. La mia idea per la candidatura viene da questo discorso. Ringrazio Angela perché mi ha voluto insieme agli altri miei colleghi nella squadra. Il cambiamento passa da noi, il cambiamento viene da voi. Voi dovete votarci perché siete il mezzo per arrivare al cambiamento. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Antonio Manetta, mi conoscete tutti, il paese è piccolo quindi ci conosciamo tutti. Ringrazio tutti per aver partecipato in maniera così corposa a questo evento. Che dire, io per chi non mi conosce sono dipendente di un ufficio tecnico a Soveria Mannelli. Vi chiedo scusa se dovessi incorrere in qualche errore lessicale, però purtroppo sono veramente emozionato, quindi... sono emozionato essenzialmente perché per me ci tenevo particolarmente, per me è un sogno, è una cosa che coltivavo sin da bambino, è una cosa che mi è sempre piaciuta perché mi sono impegnato nel sociale da tanti anni e so di poter fare qualcosa di concreto per il nostro paese.
Per rilacciarmi alle parole che diceva il nostro candidato a sindaco prima, per quanto riguarda l'immobilismo in cui versa il comune, io penso che per uscire da questo torpore in cui è caduta l'amministrazione bisogna lavorare, lavorare e lavorare tanto, perché solo lavorando si può fare qualcosa. Non è possibile che un'amministrazione comunale come Recollatura, che è il fiore dell'occhiello del Reventino, sia ora nelle mani del non so, di nulla. Quindi bisogna lavorare e riprendere assolutamente la situazione. Credo fortemente nella lista, credo fortemente nei miei compagni che mi accompagneranno in questa candidatura e credo fortemente nella candidatura di Angela Briganti a sindaco, perché veramente per me penso sia la candidata che più di altri possa governare questo paese. Ringrazio tutti ancora per aver partecipato e spero. Buonasera, anche a me mi conoscete tutti, credo. Sono Mauro De Grazia, come diceva Angela all'inizio, ho scelto di candidarmi con Angela Brigante per il semplice fatto che credo fermamente nella persona di Angela Brigante. Sono 6 anni che Angela Brigante fa opposizione, un'opposizione seria, concreta, non è scesa nessun compromesso di nessun tipo, anche quando ne aveva la possibilità. E questo, perdonatemi, fatemi un applauso, è una cosa ottima. Sono orgoglioso, felice e preoccupatissimo della responsabilità che sono sicuro ci affiderete. Perché ve lo dico io prima che lo dica qualcuno. Il 10 giugno vinciamo noi, ma tutti voi insieme a noi. La scelta di candidarmi è maturata nel tempo. Ovviamente c'erano delle indecisioni legate più che altro alla paura di poter sbagliare, alla paura di non essere all'altezza di determinati compiti. Ho deciso insieme a queste 12 persone di metterci la faccia e vi ripeto, sono orgoglioso di ognuno di loro. A me preme una cosa e ve la spiego subito che è nel programma, che si chiama Servizio Civile Nazionale. È un'opportunità enorme per Decollatura, che Decollatura poteva già avere da 2 anni. 2 anni fa c'era una proposta per fare il servizio civile. L'amministrazione precedente diciamo che è stata sorda, qualcuno dell'amministrazione precedente è stato sordo ed era un momento ottimo perché 14 giovani dai 18 ai 29 anni potevano essere impegnati e impiegati. Io fra poco farò 30 anni, sono stato fortunatissimo perché ho avuto l'occasione di fare il servizio civile all'Avis di Sovrani Mannelli. Fare il servizio civile al Comune di Decollatura significa tenere aperte quelle strutture che abbiamo costruito e riqualificato con lacrime, sangue e finanziamenti pubblici. Significa finalmente tenere aperto questo museo, che non serve a nulla se sta chiuso, non serve a niente. Significa tenere aperto il parco letterario, significa che qualcuno può venire, che le scuole possono venire, che possono usufruire e vedere le nostre qualità, e ne abbiamo. E significa anche, e credo sia anche molto importante questo, digitalizzare gli archivi comunali. Se noi non studiamo la nostra storia perdiamo la nostra identità. Siamo qua, siamo tutti uniti per un obiettivo comune che è riportare lustro a Decollatura, tutti insieme. E ci tengo a ringraziare, e ne vedo molti, anche altri candidati di altre liste, perché in questo momento si chiama competizione elettorale e quindi siamo uno contro l'altro, ma siamo uniti e dovremmo essere tutti uniti, che c'è solo da lavorare. Grazie. Buonasera a tutti. Non parlerò del programma, ma cercherò di darvi qualche elemento di riflessione per meglio capire come la nostra presenza qua è anche la mia. Quindi,
comincio col dire che questa sicuramente è una tornata elettorale molto diversa da quelle che si sono svolte negli ultimi anni. È la prima sicuramente da quando è cambiato il sistema elettorale, cioè da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, che siamo arrivati all'ultimo giorno per la presentazione delle liste, per avere il nome di tutti, per sapere il nome di tutti i candidati sindaci. Questo sicuramente è successo per due motivi fondamentali, perché Decollatura nel suo piccolo rispecchia anche quello che è l'andamento nazionale, cioè il fatto che i cittadini, se hanno visto la politica mal amministrata, che non è riuscita a intercettare i loro bisogni e quindi si sono allontanati dalla politica, e sia nel particolare per Decollatura per le vicissitudini che hanno seguito le legislature comunali nell'ultimo ventennio. Queste vicissitudini tutti come cittadini le conosciamo, perché ne vediamo i risultati. Quindi la situazione che queste vicissitudini hanno determinato è sotto gli occhi di tutti. Il Comune versa in una profonda crisi politica, economica e anche sociale. Il progetto che noi come gruppo vorremmo portare avanti fa riferimento essenzialmente a questa analisi ed è basato sulla necessità impellente e improrogabile per cercare di trovare tutte le soluzioni possibili per scongiurare il completo fallimento. Fallimento che sancirebbe definitivamente l'allontanamento dei cittadini dalla partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Non a questo punto che siamo arrivati, non ha più importanza il perché e per colpa di chi ci troviamo in questa situazione. Bisognerà lavorare per recuperare in modo prioritario il senso di appartenenza ad una comunità e da qua ripartire per far rinascere il nostro paese. Siamo convinti che se tutti, quindi come cittadini prima che come amministratori, diamo il nostro contributo, ognuno per quello che è la nostra parte, se tutti avremo la voglia e la costanza di partecipare, perché da soli non sarà possibile, riusciremo a portare al traguardo il progetto. Tutto questo, e così chiudo velocemente, dicendo che noi della lista dei Decollatura Rinasci auspichiamo una campagna elettorale in cui il confronto sia sulle idee e sulle proposte e non contro singole persone. Il nostro è un piccolo paese. Le elezioni comunali si svolgono in determinati periodi, limitati nel tempo. Le relazioni fra i cittadini che appartengono alla stessa comunità durano per tutta la vita. Quindi l'auspicio e l'augurio che faccio è buona campagna elettorale a tutti e che vinca Decollatura. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti. Ringrazio Angela per la chiarezza di come ha espresso il nostro programma amministrativo. Non sto a dilungarmi tanto, perché abito in questo paese sulla mia persona, perché abito in questo paese e mi conoscono un po' tutti. La cosa che terrei a sottolineare è il fatto che sono felice di essere candidata in questa compagine per la ripresa di questo paese. Un paese bellissimo, come riportato nel titolo di una canzone per bambini, bellissimo ma sofferente da tempo. Pertanto le persone giuste alla rinascita di questo paese sono davanti a voi. Allora, dico, uniamo le forze, noi e voi insieme, il 10 giugno per Decollatura Rinasci. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere qua presenti, grazie Angela per avermi voluta nel tuo gruppo. Dirò solo due parole. Qualcuno di voi sa che io non sono nativa di qua, sono nativa di un altro paese, ma vivo e abito qua da tanti anni e purtroppo in questi anni ho visto questo paese fiorente, l'ho visto appassire anno dopo anno. Questa cosa dico che mi dispiace molto, perché in effetti Decollatura ha molte potenzialità che sfruttate al meglio potrebbero garantire forme di turismo,
aumento del turismo stesso e aumento e possibilità di lavoro per i nostri figli stessi, che purtroppo vedo che devono abbandonare molto spesso a malincuore il loro paese natio per andare a cercare lavoro altrove. La decisione di entrare a far parte di questo gruppo, la mia decisione, è basata proprio su questo, cercando di mantenere un impegno costante, un lavoro continuo per tutti noi, per tutti voi. Non dico altro, grazie a tutti per l'attenzione. Buonasera a tutti, io sono Sergio Serra e volevo ringraziare uno per uno i candidati della lista, quindi ovviamente Angela, che mi hanno accolto come un amico del paese, perché io mi ritengo uno che soprattutto vive in questo paese, oltre ad abitarci, sottolineo vivo, ho comprato casa perché voglio vivere in questo paese e per questo l'impegno è proprio comune a tutti quelli degli altri, cioè di valorizzare, cercare di portare avanti il progetto, che è quello di risanare e di riprendere questo paese, che io ricordo frequentiamo questo paese ormai da 55 anni, io ne ho 50, quindi prima che io nascessi, e spero che da più a breve questo paese possa, con la forza della squadra, perché riteniamo di essere una squadra, e soprattutto una squadra vincente e forte, con a capo Angela soprattutto, di riportare questo paese a quello che era un tempo, cioè l'orgoglio della Medina, perché non dobbiamo parlare soltanto di decollatura in quanto decollatura, ma dell'orgoglio di un circondario di cui appartiene decollatura e ne fa parte integrante, perché noi ci crediamo, con l'aiuto vostro speriamo di portarlo a termine. Grazie. Allora, intanto vi ringrazio per le belle parole e mi avete fatto venire in mente delle cose. Intanto il fatto della coerenza dipende soprattutto dal fatto che io non ho mai fatto la politica per lavoro. L'ho fatta proprio per spirito dei servizi, di servizio nei confronti della comunità, ed è quello che voglio continuare a fare e lo voglio continuare a fare in qualità diversa da quella che è stato il semplice consigliere di minoranza, dove avevo poche opportunità di poter fare qualcosa, dove avevo soltanto la possibilità di poter evidenziare qualche criticità. Io mi sono basata soprattutto sul bilancio. Oggi la Corte dei Conti già nel 2016 e adesso il commissario prefettizio ha certificato quasi ufficialmente quello che io ho sempre detto nell'arco degli anni, delle criticità di bilancio e dei comportamenti che erano difformi dalla sana gestione finanziaria, ma sono state inutili le mie parole perché io ero una di minoranza, una che quasi non contava nulla. Oggi ci ritroviamo in queste condizioni di squilibrio finanziario che tradotto in numeri significa un disavanzo di amministrazione di circa 268.000 euro e debiti fuori bilancio pari a circa 400.000 euro, 398 non so e qualcosa, e per non parlare poi delle società partecipate che non sono mai state dismesse, che non sono neanche state introdotte in bilancio, mi riferisco soprattutto all'asse, e con Nunzio abbiamo fatto una battaglia in consiglio per questa cosa. Ci sono ancora i lavoratori che aspettano di essere retribuiti da allora per quanto riguarda l'asse. Per quanto riguarda i debiti dell'asse e della multiservizi di Lamezia, sono debiti che ancora non sono stati quantificati, quindi ai numeri che ho detto prima si aggiungerebbero anche questi altri numeri che potrebbero ammontare intorno a 500.000 euro. Ecco perché prima diceva Romano cerchiamo le soluzioni possibili, effettivamente è così, cerchiamo le soluzioni possibili. Quali sono le soluzioni possibili? Si possono trovare solo quando entriamo dentro, quando prendiamo in mano le carte e cerchiamo di capire qual è la reale situazione, non solo da quello che io sono riuscita a capire dalla relazione di fine mandato. Sono pochi i dati che sono citati nella relazione di fine mandato. La realtà vera è quella che si capisce dentro. Noi abbiamo la voglia di fare,
abbiamo la voglia di poter rilanciare un territorio come il nostro che ha diversi punti di forza. Pensate per esempio alla conformazione del territorio che già di per sé costituisce una ricchezza. Pensiamo poi al settore agricolo, che diciamo è la vocazione naturale del territorio, pensiamo ai luoghi, ai prodotti agricoli e gastronomici, tutte cose che potrebbero essere riqualificate in un'ottica diversa, proprio nell'ottica di crescita di un territorio come il nostro. Quello che ci tengo a dire è anche il fatto che ha detto Nunzio, è un'opportunità a votarci. È un'opportunità per noi che possiamo andare ad amministrare, comunque ci rendiamo attivi in una maniera costruttiva nei confronti di tutta la comunità decollatorese. È un'opportunità per Decollatura, perché noi abbiamo realmente voglia di fare qualcosa, non abbiamo bisogno di occupare una poltrona, perché questa cosa qui è stata dimostrata anche da me, il fatto di non essere legato a una poltrona nell'arco degli anni, quando io proprio per cercare di lottare per delle cose che ritenevo giuste, che poi sono state confermate tali, mi sono presa una denuncia, una querela penale, che poi per mancanza dei requisiti penali, dei presupposti, dei requisiti penali, è stata richiesta l'archiviazione da parte del PM ed è stata archiviata da parte del GIP, quindi non esisteva nulla, era solo un modo per bloccarmi nella mia attività di opposizione, era solo quello probabilmente, ma io sono continuata ad andare avanti. Oggi mi ritrovo qui supportata da tutti loro, perché loro la pensano come me, pur di estrazioni politiche diverse. Lo ripeto, perché abbiamo come obiettivo comune quello di costruire qualcosa per Decollatura. Quindi dateci l'opportunità di poter realizzare un qualcosa di positivo, un cambiamento che è un cambiamento reale, non basato su progetti politici fallimentari già in partenza, ma su un qualcosa di reale e di realizzabile, su un qualcosa di credibile. Come vedete il nostro è un programma molto semplice, perché il programma può essere anche una formalità, diventa programma, è un qualcosa di realizzabile nel momento in cui noi entriamo in comune e capiamo il modo come muoverci, come smuovere l'immobilismo. Non ho altro da aggiungere, volevo ringraziarvi proprio della partecipazione. Vi chiedo di votare la lista numero 4 Decollatura di Nasci con Angela Briganti candidata a sindaco. Votate la lista Decollatura di Nasci e tutti i candidati. Votate la lista numero 4. Grazie.